Parliamo adesso di Sudestival con beh, due personaggi importanti del cinema italiano, quindi buongiorno e Buongiorno. benvenuti naturalmente nei studi di Canale 7 ai Manetti Bros. Adesso Marco e Antonio, no? Oh, Esatto, perfetto. sono andato via. Allora, stasera la proiezione del Sudestival sarà dedicata al film Song e Na, pure non adesso ci provo, insomma. Bisogna chiudere la O. Ok. Songenab. Cosa ci attende da questo film? Io nelle cronache leggo di un film contro i pregiudizi e i luoghi comuni sul capoluogo partenopeo, giusto? Oddio, sì, contro, no, è un film, certe cose, ma un film contro. No, è un film divertente, è un film per venirsi a divertire. Soprattutto abbiamo cercato di abbattere un po' di pregiudizi che Napoli si porta dietro, sia da sempre, ed in particolare forse recentemente, un po' una demonizzazione, nel senso che sta Napoli completamente dominata dalla criminalità e soprattutto brutta. La Napoli in cui quando siamo andati a fare i sopralluoghi non ci siamo riconosciuti, allora abbiamo cercato di raccontarla un po' diverso. Tra gli attori Giampaolo Morelli, Alessandro Roia, Serena Rossi, Paolo Sassanelli, Beppe Servillo, dunque una cast di tutto rispetto. Beh sì, diciamo che noi pensiamo che gli attori Facciano la differenza. facciano la differenza, nel senso che è fondamentale, gli attori, insomma, sono Sono fondamentali, l'anima del film. sono l'anima del film. Scegliamo sempre gli attori con cura, non è che devono essere solo bravi, devono essere anche in parte, insomma, e quindi ci abbiamo messo tanto a costruire questo cast, anche se alcuni già li conoscevamo. Stiamo guardando peraltro le immagini del film. Insomma, quindi Carlo Bucci Rosso che fa una piccola parte in più, vedevo che ha delle immagini scorrere, ma eccezionale, bravissimo, veramente In 20 secondi qualche accenno di cronaca del film, diciamo, un po' di trama. Ma sì, è difficile sempre raccontare tramite film. Comunque è la storia di un poliziotto, Sandro Roia interpreta Paco Stillo, che è un poliziotto che non fa proprio il poliziotto, un uomo non d'azione, un poliziotto da deposito, è un ufficio, diciamo, che è in realtà un appassionato pianista di musica classica. Alla polizia serve di infiltrare un tastierista nella band di Lollo Love, che è un musicista tutt'altro che classico, diciamo, dello stile, e quindi questo poliziotto si trova ad affrontare due problemi: uno di fare veramente il poliziotto, quindi con la pistola, cosa che finora non aveva mai fatto, ma soprattutto di suonare una musica che gli fa schifo. E in qualche modo, vedi, attraverso lui si impara che forse questa musica non fa così tanto schifo. Siete tornati in Puglia dopo pochi giorni praticamente perché avete appena terminato le riprese del commissario Rex, no? Sì, abbiamo girato l'ultima serie del commissario Rex e gli ultimi due episodi della serie. Li abbiamo girati qua in Puglia, qua a Monopoli, Soprattutto qua. soprattutto, che è una città, insomma, siamo stati contenti di essere venuti anche con Rex a girare qua. E quando si doveva dire dove andiamo a girare in Puglia, Rex, noi chiaramente conoscendo il sud-est, conoscendo Monopoli, abbiamo detto andiamo a Monopoli. Ed è Grazie. stato strano perché, diciamo, la Puglia era già prevista nella serie prima che noi arrivassimo, no? Però noi sono 3 anni, cioè 3 volte che veniamo qua ospiti al sud-est, ma siamo soprattutto nel tempo che è diventati amici di Michele Suma, l'organizzatore del festival, ed è lui che ci ha fatto conoscere Monopoli. E quindi per te il Sudestival entra nella serie Rex cambiandola, perché quella serie c'ha queste due puntate in questa zona proprio perché noi la zona della Puglia conoscevamo e Poi chiamavamo. adesso ormai la Puglia è diventata un set permanente cinematografico, no? Anche Con tanti troppo. film. Io mi ricordo comunque gli appuntamenti, naturalmente quello delle 18 e poi alle 21 questa sera, entrambe al Cinema Vittoria di Monopoli, dunque secondo film in concorso, Song e Napoli, Song, non imparerò mai, comunque ci Ma no, Song proverò. è l'inglese per canzone, Sì. Song è napoletano per suono. Appuntamento dunque alle 18 e alle 21 oggi per il secondo film in concorso del Sudestival. Grazie dunque ai Manetti Bros, a Marco ed Antonio, giusto? Sì, ok. E grazie naturalmente a tutti, è tutto per il momento per il telegiornale, prima però vediamo le previsioni del tempo.